ha visto le vittorie di Audi Honda, il terzo appuntamento del campionato italiano Gran Turismo Sprint disputato all'autodromo di Imola, con la presenza di ben 35 equipaggi. A fare la parte del leone in gara 1 sono stati Ferrari e Agostini, nuovi leader della classifica generale, mentre in gara 2 si sono imposti Guidetti e De Luca alla loro prima vittoria stagionale. Gara 1 è terminata in regime di full course yellow a causa di un incidente nelle battute conclusive, ma questo nulla toglie alla splendida vittoria dei portacolori Audi. Per Ferrari Agostini è stato un successo impeccabile, maturato grazie a due stinti nei quali hanno duellato a lungo con Daniele Di Amato, secondo sotto alla bandiera a scacchi davanti alla Lamborghini Huracan di Frassinetti di Folco. Ai piedi del podio hanno concluso Comandini Zug, precedendo Mann Cressoni, Zampieri Schreiner, Greco Crestani e Perolini Ceccotto, che si sono confermati leader del GT3 Pro AM. In GT4, nonostante l'handicap di 15 secondi, Di Giusto Pera non hanno avuto problemi a salire sul gradino più alto del podio nella Pro AM davanti a Ferri Bettera e Carboni Romani. Nella GT4 AM è arrivata la terza vittoria della Mercedes AMG GT4 di Magnoni Di Fabio, mentre nella GT Cup sono saliti sul gradino più alto del podio Cozzi Servagiotto alla loro prima gara della stagione. Ma benissimo, siamo felicissimi, Riccardo ha fatto uno stint perfetto, anche io diciamo che mi sono difeso benissimo da Daniele che mi è stato vicino tutta la gara e siamo felicissimi. È stata una gara senza errori, chiaramente quando non commetti errori c'è sempre più probabilità e possibilità di vincere, dunque oggi sia io che Lorenzo abbiamo fatto due bellissimi stint, la macchina andava bene. Partenza benissimo, poi sono riuscito a imporre il mio ritmo. Ovviamente devo scontare i 5 secondi, Agostini andava molto bene nella prima parte di gara e di conseguenza poi l'Audi mi ha sorpassato ai pit stop e quindi niente, alla fine poi siamo arrivati attaccati e cercavo di passarlo, però è stato veramente bravo anche Lorenzo Ferrari, quindi bravi vincitori, domani ci riproviamo però. Anche gara 2 ha vissuto grandi emozioni nel finale quando Alex Frassinetti e Daniele Di Amato, in lotta serrata per la prima posizione, sono incolpevolmente entrati in contatto dopo un'incomprensione nel sorpasso di un doppiato. A quel punto De Luca, terzo fino a quel momento in coppia con Guidetti, si è ritrovato al comando, concludendo per primo sotto la bandiera a scacchi in regime di full course yellow imposto dalla direzione corsa per l'insabbiamento della vettura di Di Amato. Seppur con la vettura danneggiata, Frassinetti in coppia con Di Folco è riuscito a concludere al quarto posto alle spalle dell'Audi di Ferrari Agostini e della BMW di Comandini Zug. Per i portacolori Honda si è trattata della prima vittoria stagionale, comunque meritata per il grande lavoro svolto da Nova Race e Just Motorsport, successo completato dal primo posto nella GT3 AM dell'altro equipaggio composto da Erwin Zanotti e Jorge Cabezas. Beh, è andata bene. Abbiamo vinto, Jacopo ha fatto una prima parte di gara incredibile, aveva il passo dei primi ed è rimasto lì quarto fino al cambio pilota finché è diventato primo, ha mantenuto un passo incredibile, mi ha dato la macchina per rimanere sul podio, poi insomma c'è stato l'incidente e siamo stati favoriti, sono le corse e ci è andata bene oggi. Sì, è stato un grande lavoro di squadra, abbiamo lavorato molto durante tutto il weekend. Purtroppo la sfortuna di gara 1, ma ci siamo subito ripresi con un ottimo risultato in gara 2. E che dire, abbiamo fatto un ottimo stint entrambi, riuscendo ad ottenere una bellissima vittoria di gara 2. In GT4 è stato assegnato il primo titolo tricolore della stagione 2021, quello della Pro AM conquistato dal 23enne portacolori dell'Ebi Motors Mattia Di Giusto, primo sotto la bandiera a scacchi in coppia con Riccardo Pera, mentre nella GT4 AM la vittoria è andata a Ghezzi Cerati. Nella GT Cup invece il successo di Vinossi Webster al volante della Ferrari 488 Challenge ha permesso all'equipaggio dell'Easy Race di conquistare la testa della classifica in coabitazione con De Marchi Risitano. Sì, l'abbiamo vinto quest'anno, dopo l'anno scorso l'ultima gara è andata male, però quest'anno ce l'abbiamo fatta salendo in categoria in Pro-Am e adesso sono molto contento, adesso però testa al Mugello prossima gara per far vincere anche a Riccardo il titolo. Sì, abbiamo raggiunto l'obiettivo che tutti ci eravamo imposti, che Enrico Borghi ci aveva imposto, Mattia ha vinto il campionato italiano GT4 Pro-Am, quindi niente, abbiamo fatto un bel weekend, la macchina è sempre andata bene, noi abbiamo guidato sempre al top. Tutte le altre classifiche si decideranno nelle ultime due gare in programma, i primi di ottobre all'autodromo del Mugello, dove ci saranno nuovi arrivi in preparazione di una stagione 2022 che si preannuncia ricca di novità regolamentari.